Ciao gente, io sono Michele Ricati e in questo video vi presento la mia nuova cassa Bluetooth Axoloy S2. Non vi faccio neanche vedere quello che c'è in confezione perché si tratta di questa cassa e un cavetto USB di tipo C per la ricarica. Andiamo a vedere però come è costruita questa Axoloy in prima battuta. Le cuffie Axoloy S6 sono tra le mie preferite che abbia provato e portato qui sul canale. Le uso tuttora dopo mesi di utilizzo e non hanno decisamente perso un colpo e tra l'altro l'audio si sente davvero molto bene. Cassa Bluetooth di base abbastanza scarna in quanto LED, non ci sono LED di stato in alcun modo, ce n'è semplicemente uno che vi mostrerà quando la cassa è spenta. Sinceramente non mi ricordo neanche da quale parte sia, mi sembra sul lato posteriore, posta proprio qui. Però devo dire che l'audio di questa cassa è ottimo, ottimo soprattutto per il prezzo pagato. E inoltre, se aspettate fino alla fine del video, visto che questa cassa è IPX7, quindi una certificazione che resiste senza problemi all'immersione in acqua, la lancerò dentro una bacinella piena di acqua e vedremo se la cassa ne uscirà sana e illesa e soprattutto funzionante. Il prezzo si dovrebbe aggirare intorno ai 50 euro. La cassa si presenta decisamente bene con una dimensione non proprio contenuta, più grande di una mano, anzi quasi due per la verità. Si trasporta bene, un peso non ingombrante e soprattutto il laccetto ve la farà attaccare ovunque a patto che voi ci mettiate un moschettone. Ciò non toglie che la potrete appendere davvero ovunque grazie al lancetto che è già incluso. Inoltre, nella parte anteriore e nella parte posteriore ci sono dei tasti fisici apprezzabilissimi perché sono a rilievo e quindi anche se sono neri su uno sfondo nero riuscirete senza grossi problemi a capire quale funzionalità state utilizzando oppure no. Invece qui nei laterali sono presenti due casse che vi daranno un audio spaziale a 360 gradi. Almeno questo è quello che promettono le istruzioni e che promette il brand. In effetti è rispettato, le casse sono coperte e non si vedono, ma ci sono dei microfori lungo tutta la circonferenza di questo cilindro, chiamiamolo così, dalla forma un po' particolare. Beh, l'audio è veramente a 360 gradi e fra poco ve lo farò sentire ruotandolo rispetto al microfono. Giusto per darvi una rapida carrellata dei tasti che troverete qui sul lato anteriore, il tasto più per aumentare il volume e il tasto meno per diminuire il volume, il tasto play che servirà per fare pausa oppure avviare la canzone, se lo pigiate due volte andrete alla canzone successiva, non esiste un tasto per andare alla canzone precedente. Però c'è la funzionalità di muto, in quanto se tenete pigiato per circa 5 secondi il tasto play, la canzone continua, ma l'audio non uscirà più, tanto vale metterla in pausa, in linea di massima. Qui in basso c'è il tasto Bluetooth che vi permetterà di collegarlo a un dispositivo Bluetooth, di base lui si collegherà all'ultimo dispositivo associato, oppure tenendolo premuto la cassa potrà collegarsi in TWS mode con un'altra cassa per dare un audio ancora più spaziale. Nella parte posteriore invece, oltre all'accetto che vi ho già mostrato prima, beh, troverete semplicemente il tasto di accensione e il tasto Bus Boost. Il tasto Bus Boost, che tra l'altro io vi consiglio di attivare immediatamente perché senza, quindi nella modalità normale, i bassi sono un po' carenti a mio avviso. Tra le altre cose, qui c'è la comoda copertura in gomma, che è anche difficile da aprire se sigillata correttamente, che nasconde la presa USB di tipo C che serve appunto per la ricarica. Il tutto si ricarica in circa un'oretta di tempo. Stiamo parlando di una cassa da 10 watt, 5 volt per 2 ampere, quindi la ricarica avviene in circa un'oretta perché la batteria è da 2600 mAh. E proprio questa copertura di gomma qui fa sì che l'acqua non entri, almeno sulla carta. Dopo lo immergeremo in una bacinella e vedremo se è così, oppure devo buttare la mia nuova cassa Bluetooth. Al netto della parte superiore e della parte inferiore, tutta la cassa è ricoperta da questa specie di stoffa gradevolissima al tatto. La parte superiore invece è una plastica opaca riportante solamente il logo dell'Axoloy, la parte sottostante invece è completamente gommata che non permetterà di rovinare la superficie dove l'appoggerete. Questa cassa ve la porterete in giro praticamente ovunque, esattamente come sto facendo io.
Vi dico subito che l'audio di questa cassa mi è piaciuto. Le uniche due cose che non mi sono piaciute sono la voce che parla nel momento in cui lo accendete o si connetterà a un Bluetooth, e adesso ve la faccio sentire subito. Power off. Eccola. Oppure nel momento che l'accendete. Act live. Questa. Nel momento in cui si collegherà dirà un connected. Semplice connected, che vi spezzerà un po' tutto quel pathos che avete già creato nella stanza e volete solo sentire la musica. E l'altra cosa che non mi ha fatto molto impazzire, che è una funzionalità utile ma non indispensabile, anzi probabilmente non la userò più, è il fatto che potrete utilizzare questa cassa per gestire le chiamate, il che va benissimo se dovete gestire solo l'audio, ma il microfono della cassa non è sufficiente a coprire quanto coprirebbe il microfono di un cellulare abbandonato da una qualsiasi altra parte alla stessa distanza della cassa. Non perdiamo altro tempo e andiamo a sentire l'audio, un mio video da YouTube. Per farvi capire, audio minimo, quello che state pagando. La stampante risulta estremamente audio solida. Massimo. Via il touch già incluso, già configurato e via. E adesso andiamo a sentire un po' di musica, pochissimo perché sennò YouTube mi censura il video, ma questa è l'audio preso da Spotify, vi assicuro che riempie completamente la stanza. Anche perché questa è la mia voce normale senza la cassa attiva. E ora, giusto per farvi capire l'audio spaziale, metterò il mio video in sottofondo, girerò il microfono e la scheda madre, una scheda madre, e lo andiamo a girare. Vi assicuro che l'audio è davvero tra le altre cose qui a 360 gradi. Doppia vite per la regolazione degli assi, che però non è giuntata con la classica cinghia. Non vi ho parlato ancora dell'autonomia. L'autonomia si aggira intorno alle 10-12 ore. La casa ne dichiara 12. Non so se ci sono mai arrivato perché magari l'ho ricaricata prima, ma 10 ore ce l'ho fatte sicuramente. Cosa comodissima, nel mentre che la ricaricate, ovviamente la potrete utilizzare senza problemi. Adesso non perdiamo altro tempo e andiamo a lanciarla dentro una vasca di acqua. Immersione in 3, 2, 1. Prima di lasciarvi con questa video recensione, vi chiedo di mettere un mi piace, quindi un pollicino alzato qui sotto se il video vi è piaciuto, di commentare e se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Ciao gente, alla prossima, io sono Michele Licati, ci si vede in giro per il tubo.